Ciao, ciao a tutti, come state? Io bene, grazie, è stata una giornata produttiva, mi sono lavati i capelli, poi mi sono depilata le ascelle, ci ho impiegato tantissimo, avevo tanti di quei peli, vabbè, ve lo dico così. E poi ho riflettuto molto e in particolar modo sui tipi da spesa in quarantena. L'appassionato in genere ha più di 70 anni e non ci sente bene almeno da un orecchio, infatti guarda tutti i telegiornali ma non capisce mai del tutto quello che dicono, non a caso è l'unico che non ha ancora ben chiaro il pericolo del coronavirus. Quindi vive l'isolamento come una specie di tortura e si ribella più di un adolescente in preda agli ormoni alle canne. Esce tutti i giorni per andare a fare la spesa e ha anche un suo metodo, comprare meno cose possibili per non correre il rischio di non dover tornare il giorno dopo. Il furbetto, o meglio quello che si crede furbetto. Il furbetto è quel tipo di persona che in genere a maggio, weekend, va al mare e la domenica, per non trovare coda, riparte verso ora di pranzo, convinto di essere stato l'unico ad aver avuto questa idea geniale. Ecco, il furbetto fa questo stesso ragionamento ma con la spesa, va a farla sempre intorno alle 13.30 e 14, convinto che tutti gli altri scemi siano a casa a mangiare. Puntualmente però si ritrova davanti almeno 70 persone che hanno pensato la stessa identica cosa. Il chiacchierone è colui che ha sostituito lo psicologo con il cassiere del Conad. Per farla semplice, è colui che ancora non ha imparato ad usare le videochiamate e che quindi va al supermercato soltanto per fare due chiacchiere col cassiere. Un po' come mia madre, no? Che prima della quarantena continuava ad andare dall'estetista nonostante la depilazione definitiva, semplicemente per sfogarsi un po'. L'imbranato. Generalmente o è uomo o è Chiara Emanuele. Vive da solo da almeno 10 anni e non ha ancora imparato a fare la spesa. Ogni volta va al supermercato, esce con almeno 7 buste, arriva a casa col fiatone manco avesse fatto il tapis roulant pendenza 8.5 per poi accorgersi che non ha comprato nulla di quello che gli serviva. Il furbetto numero 2. Nonostante in questo periodo non abbia nulla da fare, lui la spesa va a farla intorno alle 18.40 circa, diciamo quando arriva presto, 20 minuti prima che il supermercato chiuda. Siccome ovviamente trova una coda che si è formata intorno alle 4.30, lui fa finta di non vederla, supera tutti ed entra. Il nottambulo è colui che ha sostituito le serate in discoteca con Amazon Prime. Aspetta la mezzanotte per riuscire a fare la spesa con lo stesso entusiasmo con cui ho atteso i miei 18 anni. Finisce di caricare il carrello di Amazon Prime così tardi che la mattina dopo è stravolto, non sente il citofono e il driver riporta la spesa indietro. E voi che tipi da spesa siete? Fatemelo sapere! Ma voi chi? Voi, mamma e papà, voi due che guardate i miei video! È bello essere la vostra influencer!